La condanna per genocidio e crimini di guerra dell'ex dittatore Ríos Montt è stata annullata dalla Corte Costituzionale del Guatemala. Corte che ha riconosciuto il vizio di procedura sollevato dagli avvocati della difesa. La massima istanza guatemalteca ordina che il processo venga ripreso dal punto in cui si trovava il 19 aprile, con l'annullamento di tutti gli atti che sono seguiti. Si ritornerà quindi in aula, ma non si sa ancora quando. A partir del 19 di aprile del 2013, quedando annullato tutto lo attuato in ese processo penale con posterioridad a esa fecha. Ríos Montt, 86 anni, è stato condannato lo scorso 10 maggio a 80 anni di carcere perché giudicato responsabile del massacro di 1771 indios di etnia Maya tra il 1982 e l'83. Una sentenza storica perché nessun capo di Stato al mondo è stato condannato per genocidio da alcun tribunale nazionale. All'unanimità il tribunale condanna l'imputato che ritiene responsabile e mandante di massacri e di genocidio. È responsabile dei crimini contro l'umanità commessi a danno della vita e dell'integrità di civili. Cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Y queremos ser respetados. Nel marzo del 1982 un colpo di Stato lo riporta al potere di un paese squassato dalla guerra civile. Sostenuto dalla locale Democrazia Cristiana, era già stato eletto presidente nel 1974, ma venne subito deposto dai militari. Con lui l'esercito ha applicato la politica della terra bruciata nei confronti degli indios, sospettati di avere dei legami con la guerriglia di sinistra. Ríos Montt ha governato il paese per soli 16 mesi, ma di fatto ha svolto un ruolo politico fino all'anno scorso. I suoi mesi di governo sono stati più cruenti della guerra civile.